la carriera agonistica di Giannino Marzotto è legata assolutamente al marchio Ferrari. La Ferrari di Paolo Marzotto si avvia verso il passo di Radicofani. Lui e suo fratello sono in questo momento le più grandi speranze di Ferrari. Perché fu uno dei primissimi a utilizzare le Ferrari in corsa, fu uno dei più vincenti con la Ferrari, soprattutto sulle competizioni stradali, e fu legato da questo rapporto di odio-amore con Enzo Ferrari. Questo rapporto di odio-amore che lo portò nell'inverno fra il 50 e il 51 a progettare, costruire questo telaio, visto che c'era stato un momento di rottura con Enzo Ferrari a cui lui imputava di non dargli le macchine migliori, e decise di costruirsi una sua macchina, prese il miglior progettista di allora di telaio, Colombo, e progettò questa macchina. Ferrari, forse una delle poche volte in vita sua, dovette andare a Canossa, come si dice, e tornare verso la famiglia Marzotto, che in realtà con i loro acquisti gli permetteva di sostenere la squadra corse, e trovare un momento di incontro e fare pace, e questo studio di macchina, che chissà come sarebbe andata, è rimasto tale fino a che non è stato donato al nostro Museo dell'Auto. Un telaio assolutamente all'avanguardia, con i freni entrobordo per bilanciare le masse all'interno della macchina. Queste sospensioni a balestra a semi cantilever, un passo molto corto assolutamente adatto alle corse su strada e alle corse in salita, e due flangiature anteriore e posteriore che facevano da base per questo traliccio di tubi molto stretto. Il motore previsto era un 4 cilindri 2 litri, sempre Ferrari.